cari amici, dal cosiddetto fiume più bello del mondo. Andiamo oggi, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, Lillo Mangano, Magda e... Magda 79 Sergi. No, 78. Magda 78 Sergi, ti ho aumentato di un anno. Bene così, si inizia cari amici, dal fiume più bello del mondo. Dal fiume più bello del mondo. Qui al comune Viale Forlanini, di Garbagnato Milanese. Al... Com'è il fiume più bello del mondo? Ti butterei, farei il bagno così quasi. Sì. Parco delle Groane, il nome deriva da dei canali scolmatori. Canali scolmatori in quanto altrimenti, essendo zona di pianura ma non avendo grandi fiumi, si creerebbero dei tanti stagni, tante zone stagnanti. Invece dei solchi, le groane sono dei solchi che creano e prosciugano da tutte queste paludi che si possono venire a creare. Qua a Garbagnato Milanese. E si continua, eh? E si continua! E si continua! Ed ecco un fosso delle Groane. Ed eccoci all'interno. Ci stiamo preparando e ebbene è tutto a posto cari amici, si inizia. Mauri già... Quindi qui abbiamo, già che se si muoveva un po' la cosa, siamo io che ho già un portato di cosa, ma l'avrò messo un tempo qua, qui hanno gli E cari amici, le stanze, le sale operatorie, almeno quello che rimane, adesso abbiamo un attimo più di tempo, cosa troveremo? Adesso accendere la torcia. Scusa, ho urtato contro un blocco di collo. Ecco qua, una bella torcia. E qui sono i blocchi operatori. Qui evidentemente sono anche le canaline per praticamente il primo punto quando arrivava la persona, stazionava qua, in attesa del chirurgo. Poi questo blocco operatorio e qui avveniva l'operazione. E di qui passavano i ferri per l'operazione di volta in volta che servivano. E poi abbiamo la seconda porta di qua, amico. Mauri, prendi. Non c'è buco, il fornello per pulire tutto l'armamentario. Tutti quei pezzi che servivano e poi qua tutto. Vabbè, qui si peccano. Sì, sì, sì. Allora non ci paga nessuno. Quindi, e qui ancora il ferro del mestiere o addirittura. Qua potevano essere tenuti, no ma non stiamo rompendo nulla, delle cose che poi potevano immediatamente servire, sempre che si riuscisse a... Comunque non stiamo attaccando niente. Niente, il rumore perché abbiamo inciampato. Allora il rumore semplicemente sono cose di acciaio che pesano un sacco. Niente, era questa lastra. E la lastra che era... con quel bel panorama sul giardino e si continua. Siamo qua un bel gruppo
che abbiamo fatto, continuiamo. Il Lillo appena la luce me lo consente, Lillo com'è? Come ti sembra? Bellissimo ragazzi! Bene, bene, bellissimo, guardate! Allora, intesi come Urbex, in ambito Urbex è un posto fantastico perché è una sala operatoria da vedere come Urbex è rara, è estremamente rara. Quindi ecco, facciamoci un po' una panoramica. Varie cose, fornelli, addirittura la cassaforte. Ma cose pazzesche, ma pazzesco. Tutta roba di milioni di euro in dotazione agli Urbex che vogliono farci il giro. Posto incredibile. Ho trovato la cassaforte. La cassaforte? Sì, sì. Dove? Di là. Qua? Di là. Di là? Certo. Di qua, di qua. E qui i primi che sono venuti sembra fossero finlandesi. Vennero addirittura prima di noi l'altra volta. E questa è la cassaforte. No, questa no. Ah, sì, sì. Ma tenevano qualcosa di medicale importante, secondo sì, me. Sì, sì. Soldi non credo, perché proprio c'era un frigorifero. Più che altro per tenere gli organi, magari. Vai a sapere. Chi è di mestiere saprà di meglio. E questa è la stanza assolutamente ancora rimasta un pochino in ordine. Evidentemente c'era visite dei medici che facevano qua proprio l'ambulatorio con le chiamate, il pannello di controllo, i vari mobili che però al momento sono vuoti, e qua evidentemente anche c'era magari varie malattie, e questa è una stanza unica anche, però abbiamo visto anche usata come ambulatorio. Essendo nella parte centrale sarà magari il primo punto di esame per come praticamente il malato, l'assistenza al malato, tutto quanto. E questo poi, beh, quello che rimane dei bagni. Bene, cari amici, si continua con Lillo. Qui abbiamo una stanzetta e a quanto pare in questo corridoio i ladri di rame hanno dato purtroppo del loro meglio, che è il peggio che peggio, purtroppo. E per rubare il rame hanno devastato così. Questo significa rubare rame. Non significa solo rubare un materiale, significa pure devastare in questi frangenti. Anche le capottine qua, antincendio, hanno della stoffa di rame dentro e hanno rubato pure quelle dentro. Qui altra devastazione. Nel proseguo della nostra visita scopriamo che questo passaggio così terrificante in realtà è un continuo proseguire di devastazione. Sì, lo so Mauri che eravate di là, stavo filmando purtroppo la situazione. Ecco, tutto qua. Sono varie stanze simili a quella precedente. Hai visto che c'è il nuovo? Sì, sì, il nuovo, naturalmente. C'è il portatelevisore lì, la bomba? Tutto, tutto. Era tutta norma. Tutta norma, tutto rubato. I pannelli vari.
Io tante volte. Allora dovete sapere, per esempio, questa parte qua in metallo la rubano, no? Però per rubare quella parte in metallo distruggono l'intero supporto. Non ci sono parole. Cioè, questa è la gioventù moderna. Hanno buttato questo qui e l'abbassamento gli hanno rubato. Vieni a vedere che danno che ha fatto. Sì, sì, Mauri. No, ma non conviene andare di là, Mauri. No. Cerchiamo delle scale e amen. Scendiamo dalle due che sono le scale. Bene, lo fai. Oh. Bene, cari amici, si continua assolutamente. Che ti sembra, Lillo? Bello! Arredamento completo? Sì, me lo prendo io e gli faccio la villa. Qui sono state riscettate tante. Anche qua. Chissà questi bagni. Mamma mia, vedete tutti devastati nella stessa maniera per depredare. Questi è una parte. Sì, rimaniamo insieme tutti. C'è l'aria condizionata proprio. Sì, guarda. Di tutto combina. Oh, guardate, guardate, qui si è acceso. Oh cazzo. Si è acceso. Cos'è che c'è qua? C'è? È la zona sui fantasmi. Ce ne fantasmi sono, no, si sono messi. No, no, sembra che i fantasmi, non ce potendo star di là, si sono messi di qua. Qui è proprio un labirinto. La parte proprio dedicata alla prima infanzia. Questo qua è la sua. Non vedo, non sento, non parlo. Ah, base del mare. A chi? Del mare. Ancora. Perché questo è un reparto per i bambini, è ancora in stile nuovo, no? In stile nuovo. Quindi vari disegni, sì, di quelli. Tra così i bambini erano molto. È il reparto pediatrico. Pediatrico stile moderno. Sì, sì, c'è anche disegni del mare. Sì, ma qui c'è il bagno, il bagno per i bambini. E anche sì. Tanto distrutto, perché alla fine. E qui, Mauri, allora, sì. continuando, vai. I muri sono pieni di questi disegnetti qua, no? Winnie the Pooh. Infanzia. Winnie the Pooh. E i bambini. Qua, il trenino. Guardate, che bello. Guarda, una volta c'era Heidi. C'era Heidi, ma l'hanno spaccato. Vanno i clown del circo. Vari elefantini, prendi la lima. Gli elefantini, gli animaletti, le bamboline, le cose. Insomma. Un somaro. Per dei bambini, per allietarli un po', allietarli in un posto che un clown lobby whip, addirittura una cosina a fumetti hanno fatto la favola delle la favola delle pediatria e neurolesi, sono lesi e quindi
vari bisogni ancora per i bambini. La carica del 101. La carica del 101. Va, lì è Homer Simpson. I Simpson, taratatara. Bene, okay. Bene, nel senso storia. Storia. E qui hanno abbandonato la strada alta perché sono andato là a prendere la roba. E qua hanno svuotato tutto. Beh dai, questa non l'avevamo fatta. Storico, storico. Qui non un tempo non eravamo riusciti a entrare. Adesso siamo riusciti nuovamente. Sì, qui io posso aver fatto delle tasse di bambini che hanno rubato il ragno, qua fondo il ragno. Favola delle occhie. L'hanno rimesso nuovo, sì, me lo ricordo che era così. Qua c'erano le tende, quando i bambini magari li portavano fuori le tasse. Vedi, le figlie proprio... insomma, qui era moderno, però... C'era tutto qua, cari amici. C'era tutto proprio. Sì, purtroppo abbandonato. Purtroppo, cari amici, guardate, le cose nella vita non sempre vanno come vorremmo. C'è la giorno bagnetto con la sedia, qui quelli a piedi tre stanze da 9 a 16, tre a piedi terza. Questo è il disegno. No, per il disegno, dai. La murena. La murena, sì. Fate bene, Sì, sì. La murena. Cari amici, per le urgenze infantili, urgenze psichiatriche infantili, c'era questa stanzetta, sala d'urgenza. Sala d'urgenza Marco Ciani. In cui venivano accompagnati i bambini, e qua evidentemente... Qui ci venivano visionate le lastre, e qua c'era il banco, qui non so cosa l'era. Il bambino veniva accompagnato al primo incontro per capacitarsi poi su ciò che potesse servire per lui. Fa vedere un po' tutto e fa vedere anche il lavabo, la sala d'urgenza. La sala d'urgenza per i primi servizi infantili. Bene, si continua, cari amici, sempre noi. Mamma Chioccia. Che simpatica scenetta, nel pollaio di Luisetta, si è smarrito un bel pulcino tutto giallo canarino. Mamma Chioccia lo ha cercato per il campo e tra il bucato. Coccodeo, tesoro mio, dove sei? Poi arriva la Luisetta, nella tasca pompa stretta. Ecco, scopre il birichino che lui gioca a nascondino. Allora si fanno a lui vicini, mamma Chioccia, fratellini. Pio Pio ritrovato, tutti giocano sul prato. Una scenetta di familiare aggregativa, di incontro anche. Fa capire un po' a Luisetta, quindi anche una situazione del pulcino che come un bambino lasciato all'ospedale e poi ritrova la mamma. Oh, cos'è? Chi è che ha perso? Mauri, stavo... Mi sono perso un istante, stavo facendo... Stavo dicendo... No, non era un topone. Ho dovuto raccontare la storia, c'è la storia della Luisetta qua. Sì. Ebbene, bene, sì, si continua. Mamma bene, Mauri, allora
E si continua con una storia ospedaliera per far capire un po' quando i bambini vengono dati in affidamento all'ospedale ma poi ritornano in famiglia. Era un po' bene. Il reparto di neuropsichiatria infantile e pediatria, e quindi qua mamme e bambini, per chi? Per quei bambini che già potevano avere qualche problema di salute anche a livello psichiatrico. E oggi quindi abbiamo passato questa giornata e continuiamo appunto con questo quest'anno. Continuiamo con la nostra piccola esplorazione. Questa è la struttura che abbiamo trovato anche il padiglione e il Porcellio Onofrio. Divisione Porcellio Onofrio. Primo piano neonatologia questo, poi c'è la divisione su e qui dove nascevano primo piano. Eccoci all'entrata della chiesa. Sempre più devastata. Mauri, com'è? Qui è allegria. Come vedete c'era un concerto prima dei ragazzi. Cari amici, purtroppo la chiesa è un po' veramente bruciata. Io e Mauri eravamo venuti un sacco di volte qui nel 2019, ma nella struttura la chiesa non era il tempo di lui, era un po' meglio. Certo, questa esplorazione ci ha lasciato con tanto pensiero, tante cose. Però naturalmente bisogna anche considerare sempre nell'ottica descrizione di questi luoghi così tremendi, nell'ottica di comunque un recupero. E Mauri, allora facciamo vedere un po' com'è adesso. Insomma, la situazione è questa. Banchi devastati. Tutto spasticciato lì come al solito, devastato tutto, preso a sassate, devastato. Hanno rotto la lì sopra e adesso si vede bene. Un tiro al vetro, se si riesce a vedere, però si vede la luce. Lì hanno disegnato, hanno portato invece una carrozzella, però non ha senso. Sì, ma lì per uno per star seduto a forse. E qui sì, hanno fatto un po' di bordello. Il figlio della risurrezione. Hanno pasticciato e hanno messo l'occhio svilenco, quadriangolo. C'è la domanda. Qui abbiamo la domanda. Tutto questo perché? Ed è tremendo tutto questo perché? E sopra addirittura un simbolo di Gesù. E tutto questo perché? Mauri, perché? 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 Allora appunto ciò ci insegna. Mauri, in conclusione, andando a concludere ciò. Si scarica la batteria, Scarica la batteria. E ciò ci insegna il rispetto, avere rispetto per gli altri, avere rispetto per le cose degli altri e di tutti, che sia che si utilizzino, sia che vengano utilizzate dagli altri, perché uno utilizza le sue cose, l'altro non utilizza altro, ma è per tutti.
il rispetto è vita. Se io ho rispetto degli altri, avrò rispetto di me stesso, gli altri avranno rispetto di me. Altrimenti, cosa si vede male? Iniziano i rumori. Iniziano i rumori del pomeriggio, quindi ci affretteremo ad andare via. Alla prossima. Cari amici, anche questa avventura si avvia alla conclusione. Oggi mi dimentico sempre il giorno. Oggi è il 29 di ottobre 2010. Sono in Bremingham. Allora, dico io, 29 ottobre 2020, perché le date comunque sono una storicità nel video che facciamo. Quindi sono molto importanti. E naturalmente Gennaro Giolmini, Brutto Bernauri, Zanzara, Lillo e Magda, qui quello che resta è l'ospedale Garbagnato Milanese, naturalmente la parte vecchia, siamo nel reparto infantile, concludiamo così, abbiamo fatto il nostro meglio, nel senso come Urbex e arte a far vedere le cose vecchie scalcinate per farle recuperare. Infatti questo posto è l'asta, appartiene al Comune di Milano e all'asta, cercando di venderlo, qui per non pagare l'affitto hanno fatto un ospedale poi nuovo, però potevano mettersi di comune accordo a sistemare qua. Sì. Vabbè, cose della vita, e niente, bene. Ok. Alla prossima esplorazione, sempre che ci facciano uscire di casa. Va bene, però è stata una bella esplorazione densa, dai. Questo video lo pubblicherà mia figlia nel 2042. A questo punto, perché vado... Io ho detto 2010, sono tornato in 2010. Vado velocissimo nelle elaborazioni. Però cercherò di fare il mio meglio. Allora, io ultima cosa, assolutamente vero, incredibile ma vero. Allora, la quarantena, io pensavo che andando in quarantena avessimo avuto più tempo per le elaborazioni. Sì. Invece un tubo, quando si sta in quarantena, si va come in letargo. È vero, ma quando ci si addormenta. No, perché saltano fuori tanti problemi. Allora, nella vita, se io ho bisogno di una cosa, prendo, vado, la compro, faccio. Quando c'è la quarantena, ma posso muovermi così? Ma posso fare questo? Ma posso fare quello? No. Per fare una cosa che ci vogliono 10 minuti, ci metto 10 ore. Ciao a tutti, cari amici, un bel like. Ciao, ciao, un bel like. Qui, sempre che non ci veniva, un pezzo di vetro in fronte. E qua, bellissimo, giardini, l'ospedale vecchio di Garbagnati. Scheda piena. Scheda piena. Almeno che non hai qualche foto, qualche video che puoi eliminare, prova. Quelli vecchi.